Legnano conquista 2 punti, con tanta fatica, contro una Borgomanero Gagliarda per tutti e 40 minuti. Entrambe le squadre sono praticamente al completo, anche se le condizioni fisiche non sono delle migliori per diversi dei protagonisti da ambo i lati. I primi 2 quarti vengono archiviati dai Knights con il punteggio di 45-31, grazie a un attacco che produce buoni risultati e una difesa che si dimostra solida al punto giusto. Prestazione molto convincente di Jovanovic nel corso di tutto il match, che gli vale il titolo di miglior realizzatore della gara con 25 punti per gli ospiti della Cipir. Tra le file di Borgomanero, anche Alessandro Ferrari, figlio dell'ex legnanese Federico Mine Ferrari, dimostra di essere sul pezzo con una prova da 17 punti e 11 rimbalzi, frutto di un notevole atletismo e di una tecnica in costante sviluppo. Già dai primi 2 quarti Tommaso Marino mostra di non essere al 100%, con qualche difficoltà a entrare in partita perlomeno dal punto di vista realizzativo, ma non di gestione. Conclude il suo match con 11 punti e 7 assist, ma a tenere in piedi Legnano nella prima parte della gara sono le Ardine Fattori insieme a Diego Terenzi, prima che la contesa si trasformi in una gara di nervi. Borgomanero mantiene alta la pressione negli ultimi 2 quarti, aumentando il ritmo e alzando l'intensità difensiva costantemente. Ottima prova a 360 gradi da parte di Emanuele Solaroli, che si butta nella mischia senza alcun timore, soprattutto a rimbalzo. Sia nel terzo quarto che in quello conclusivo, Borgomanero parte forte e mette seriamente in difficoltà i Knights, grazie a una difesa che permette ai padroni di casa di realizzare solamente 2 punti nei primi 5 minuti della terza frazione, così come negli ultimi 10 minuti, ma nel momento più complesso l'asse Marino Cepic dona ossigeno e punti alla causa legnanese. Termina 78-67 per i Knights, in quella che si rivela una vittoria tutt'altro che scontata. Prossimo impegno per Legnano sabato sera contro Oleggio a Vanzaghello per continuare nel trend positivo, in attesa di notizie sull'infortunio alla coscia di Roveda, che potrebbe prevedere uno stop da valutare.